Benvenuti a tutti in un nuovo video della Space Family! È quel super giorno che io vi anticipo da tanto tempo. Cioè, adesso vi ricordate che io ho detto no, perché faremo anche un'altra cosa. È quella cosa. Qua da noi sono le 7:30-8 del mattino. Da loro è l'una, sì, le due. Stiamo per andare all'aeroporto perché prenderemo un aereo da New York per andare a Detroit. Detroit, e voi direte perché a Detroit? Detroit si trova nel Michigan, ok? Sono, diciamo, 2 ore di aereo da New York nel Michigan. Bene, a Detroit, per chi mi conosce bene e sa che io amo tantissimo il banco dei pugni, American Journal Law, esatto, il banco dei pugni. Il mio sogno è andare là dentro. Mio figlio poteva morire. Andare lì dentro, cioè proprio anche solo vederlo da fuori, cioè se fosse chiuso. Stiamo andando proprio là, se non l'avevate capito, ragazzi. Esatto. Stiamo partendo in giornata, torniamo in giornata solo per andare in quel posto e solo per provare a vedere se incontriamo Les e tutti gli altri. Les Gold, Ashley, esatto, e Seth, che sono i due figli. Quindi missione, arrivare a Detroit. Ci hanno detto che è una zona pericolosissima. Stai impazzendo. Tanto ormai lo conoscete, Tony, c'è proprio lui. Ci ha detto, raga, non è un po' pericoloso. Esatto. Quindi ragazzi, vi portiamo con noi in questa avventura fino a Detroit. Speriamo vada tutto bene, speriamo di incontrarli. Se non li incontriamo, vabbè. Siamo stati comunque ad American Journey. Entriamo dentro, esatto. Quindi ragazzi, venite con noi. Andiamo a Detroit, che praticamente è al confine col Canada. Ciao. Vero? Ciao casina, ci vediamo dopo. È l'8 Mile di Detroit, banco dei pugni più grande di tutta la città. Entriamo in aeroporto, direzione Michigan, Detroit. Andiamo. 2 ore di volo. Mi piace proprio sto posto, per prendere di nuovo l'aereo. Infatti sì. Oddio, c'è tantissima gente, un bambino per terra. Ok, let's go. Mi raccomando amore, non si possono portare le pistole nello zaino, eh. C'è delle pistole. Ah, no, a posto. Bene, abbiamo una coda infinita davanti, ma ce la faremo. Questi saranno i nostri aerei. JetBlue. Ti ispira? Non parlo, no, non dico niente perché sennò poi il karma, capito? Okay. Io dico Comunque abbiamo superato i controlli, tutto a posto. E fra poco si parte. Guardatela con il suo bottino. Guardatela. Tutte le cose strane io le assaggio tutte. Fammi vedere. Ma io spero sia queste cose. In forma di animali, amari. Mamma mia. Detroit, Michigan. Ci siamo, questo è il nostro aereo. Eccolo qua. Ci siamo. Stiamo per entrare in direzione Michigan, Detroit. Partiamo dall'America per andare in America. Benissimo. Hai visto il signore che guida, amore? Sì, sì. Come ti sembra? Affidabile? Non voglio parlare perché è sempre il karma. Dovete sapere raga, che lei ogni volta guarda il pilota dell'aereo e dice se secondo lei è uno bravo o no. Ok, siamo saliti. Lei è un po' piccolino, quindi sarei spaventata. Ma poi come fa? Ci abbiamo i film da guardare sull'aereo. Pensavo ci fossero gli schermi carini, invece raga, ci sono gli schermi del 1800 con le barrette che si alzano. Sì, con tutto sfarfallio qui. Vabbè ragazzi, amore, forza. In questi casi, in questo momento, uno ci ripensa, capito? Ti prego, autista. Autista. Prego. Non pilota, autista. Ti prego, pilota. Stai facendo male alla mamma. Anni '80. Oddio, guarda, si spostano i canali come negli anni 90. Tutto bene.
c'è. Cioè, stiamo veramente per vedere il negozio di Les Gold. No, vabbè. Per il banco dei pugni, amore. Hai visto tipo le talpe? Tentatore di banca dei pugni. Mamma mia, io sto ragazzino, ti giuro, guarda. Questo ragazzino, sentite piangere, mi ha tirato i calci per tutto il viaggio. Cioè, e mo piagne, e dai, è suo. No, vabbè, non è capace a atterrare. Oddio, cambia lavoro. Dio, cambia lavoro, mi fa volare. Ecco, ripetimi questa frase, va. Vai, Detroit. Ci sta il banco dei pegni più grande della città. Se ci arrivo. 3, 2, 1. Se non salterella. Oh. Fa, come non detto. Salto. Siamo arrivati. Bacio di Detroit. Siamo a Detroit. Bacio di Detroit. Siamo dei trottiani. Siamo di Detroit. Bene, ci vediamo fra poco. Raga, siamo nel Michigan e ci è arrivato il messaggio del Canada. Cioè, sì, perché il Canada è qua, attaccato. Ragazzi, ci vediamo appena usciamo. Sarà Fifona, sempre presente. Dai. Mamma mia. Dai, allora. ci vediamo fra pochissimo, raga, quando metterò le indicazioni col navigatore per il banco dei pugni. Adesso devo cercare dove si trova Detroit. Perché noi andiamo diretti là, cioè non abbiamo altre tappe. E adesso cercherò l'indirizzo appena esco dall'aeroporto. Ci vediamo fra pochissimo. Andiamo a fare la plim plim. Andiamo. Ok, siamo sul taxi. Abbiamo messo l'indirizzo di American Journey Alone. Perché e stiamo andando morendo. Al banco dei pugni. Che io sto morendo. Cioè, noi siamo in Michigan, veramente. Siamo a Detroit. Siamo a Detroit. Noi praticamente abbiamo visto questo TV show, questa serie, ok? Quando io ero incinta di mamma. Era incinta di mamma, la guardavamo sempre. Tutte le serie, sempre. Tutti i giorni. E vederlo dal vivo è un qualcosa di, secondo me. Esatto. Cioè, un conto è, dici, vabbè, viene lui a Milano, però tu non stai là. Cioè, noi stiamo andando noi da lui. No, ma noi vediamo proprio. Posto. Cioè, il posto della serie. Quindi non è che ci vediamo solo lui. Sì, sì, sperando che ci sia. Se non c'è. Ma non fa niente, raga. Va bene, cioè, anche già... qualche dipendente. Sì, esatto. Cioè, proprio vedere solamente la scritta lì davanti per noi è qualcosa di pazzesco. Qui si sente molto di più l'area americana, però, devo dire la verità, di New York. Qua è un altro. Qua è proprio il centro. Cioè un altro proprio... stato, un altro contesto. How long you stay here? How long? No, we come back today in New York. Oh, go back. We yes. go only for this. Oh, only for this? Only yes. for this. Go. It's crazy. It's crazy, yes. Bene. Il mio autocontrollo mi sta abbandonando. Non ci tenevo a dirlo questo. Raga, abbiamo appena visto il cartellone 8 Mile che si vede nella serie, nella sigla. Perché? Ma perché io so quanto ci tengo. 5 minuti siamo arrivati. Io sono troppo agitata. Cioè, non mi sembra vero, non mi sembra proprio vero. Cioè, io sto impazzendo. Qualsiasi persona entra, mi sembra tipo una di quelle che entrano. Uè, io voglio impegnare questa borsa, quanto mi dai? Oddio, le cose tutti pazzi. Dietro di te pure uno appena preso una cosa. Bene, allora. Siamo arrivati a American Journey Alone. La questione è questa. Siamo arrivati. Qui c'è un perro che piange. Un perro.
dentro la macchina. Siamo arrivati, c'è scritto che non si può registrare. Ma vediamo che chiederemo. Cosa riusciamo a fare. Esatto. Adesso facciamo il primo ingresso per la prima volta. E siamo un po' e siamo agitati. Agitatissimi, no? Agitati. Perché sembra di essere proprio dentro, dentro la serie, raga. È no, pazzesco. Raga, non immaginate. Quindi, c'è un piro che piange. Non sappiamo se dentro ci sarà Les. Non sappiamo o se Seth, ci sarà qualcuno. O Ashley, vediamo. Entriamo, niente, cioè, entriamo raga, vi facciamo entriamo, sapere entriamo, dopo. Noi entriamo. Entriamo. Siamo troppo gasati. Oddio. Ok. Ok, raga. Entriamo. Pazzesco, adesso cerchiamo di chiamarlo in qualche modo. Vediamo se sono qua. Vediamo. Non lo so. Ci giochiamo la carta però che siamo, veniamo dall'Italia. Esatto. Abbiamo scoperto che è qui in questo momento, adesso è qui. E adesso ci mandiamo la maglietta così ce la firma. Dovrebbe poter uscire e ci fa la firma. No. Ci facciamo la foto. Non lo so, non mi sembra vero che ci sia veramente qua. È qui. Cioè, qui. È qui in questo momento. Oddio esatto, compriamo le scorte. Vediamo. Comunque lui è fantastico, Sì. Lui numero uno. Cioè, è fantastico, raga. Numero uno. Allora, è andato a chiamarlo, quindi sta per uscire. Esatto. E siamo molto in ansia. C'è un po' d'ansia. Io sto scoppiando, non posso fare niente. Che fortuna che era qua oggi. Lo vedi, è destino. No, per fortuna che era qua destino, oggi. Hi. Hi. How are you? Fine, yo. Sarà molto toccante come cosa. Cioè, sarà figo, sarà molto figo, sì. Guardate con chi siamo. Raga, è un miracolo, è una cosa proprio... Un mito, fantastico. Wow. Hi, how are you? Nice to see you. Yes! Ok, raga. Ci ha dato la mano. È arrivato Les, e ci ha dato la mano, e adesso viene a farci la firma. Non ci credo. Sembra di essere dentro un film. Una serie TV, è tutta una serie TV, raga. Esatto. È proprio. È di Max. Fantastico. Uguale. Raga, ma chi l'avrebbe mai detto? Siamo qui proprio con loro. Con sono loro. Sì, no idea. Arno, che mio sei? Figlio poteva morire. No, sì, smile. La sapete. No. Mio figlio poteva morire. No! Mitici, fantastici, numero uno. Ciao. Ciao. Mio figlio poteva morire. No! My pleasure. Number one. Oh, we appreciate it, thank you. Number one. We're doing this? Yeah. Hardcore punk, Banco dei Pugni. There you go. Yes, thank you. Thank you. Awesome. Thank you. All right, very much. No problem. Thank you very much. Yeah, for sure, of course. Thank you very much. Amo. Oddio, sta impazzendo. No, raga, io sto impazzendo. No, io sto impazzendo. Devo uscire da qua. Oddio, sto impazzendo. Devo uscire da qua. Oddio, sto impazzendo. Raga, siamo impazzendo. Raga, non avete capito che cosa è successo, ma oltre alla telecamera si è messa a parlare con lui delle cose. Oddio, assurdo, raga. Aspetta, dobbiamo fare mente locale, ci sentiamo fra poco. Ciao. Ciao. Banco dei Pugni. Hardcore Pound. Siamo seduti nel parcheggio e siamo ancora sconvolti. La raga, io... Perché ci è andata non bene. Cioè, uno, sai, lui tipo una settimana fa ci ha detto, perché ci dovesse parlare. Abbiamo parlato un bel po', eh? Sì. E hanno scoperto che noi abbiamo TikTok e tu hai Instagram. E quindi si sono fermati un po' di più. E soprattutto gli abbiamo detto che noi veramente siamo venuti qua solamente solo per loro. Cioè, e noi stasera torniamo. Cioè, abbiamo fatto una pazzia assurda. Noi abbiamo detto, noi siamo venuti qua per voi. Esatto. Guardavamo il vostro programma quando lei era incinta tutte le sere. Esatto. E quindi ci hanno dato un po' più di attenzione. Sì, e poi in più... La cosa bella è che noi non eravamo sicuri di trovarlo, no, cioè nel senso poteva lui, non esserci una nessuno. Settimana fa ci ha detto era che era Firenze. A Firenze, quindi poteva essere questa settimana poi come poteva essere dopo. Da un'altra parte, poteva essere a casa, a casa ovunque. Con la moglie, sì. Cioè ovunque, raga, assurdo. Abbiamo trovato Les e Seth. E ci ha detto tuo figlio poteva morire. E mi ha detto taggami su TikTok, sì, taggami perché lui ha aperto tipo TikTok da poco.
E esatto. Quindi era gasatissimo da TikTok. Andiamo a vedere il TikTok. Abbiamo fatto un TikTok pazzesco. Raga, siamo gasatissimi. No, è un sogno. Io ho già messo la maglietta. Ora me la metterò anch'io. Adesso se la mette anche lei firmata. Esatto. E ci facciamo una bella foto davanti a, esatto, al posto. Raga, missione non compiuta. Di più. Cioè, noi siamo partiti veramente con un punto interrogativo. Esatto. Cioè, arrivavamo ci qua anche e magari solo... lo vedevamo solo il posto, no, ma e basta. È difficile, in effetti, sì, vederlo, perché non è che è sempre qua. Ma... Infatti, nei vlog che ho visto, pochi, sì, che ce ne sono, ma di qualcuno uno, riesce due a trovare uno dei due. È difficile beccare tutti e due. Anzi, tante volte non c'è. Raga, siamo stati non fortunati. Questo, mamma sai come mia, si chiama? Lo space culo. Esatto, questo è veramente lo space family allo amore, space andiamo culo. Andiamo a farci la foto. Andiamo dai, a adesso la ci foto, facciamo la foto là davanti, ragazzi. E poi si mangia. E poi andiamo a mangiare. Missione compiuta! Sogno diventato realtà. Raga, quanto ho sognato. Devi solo toglierti la M, amore, lì, della taglia. Esatto. Raga, siamo qui con le magliette filmate dietro. Ragazzi, meglio questo di così video non poteva andare. Che a noi è proprio a cuore. Questo video qua è a cuore, perché è proprio stata una pazzia. Esatto. Che è iniziata in Italia ed è finita proprio qua qui, e nel migliore dei modi. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. E per noi era una roba super importante. Sì. Magari voi non avete neanche mai visto questo show che è andato secondo in onda, sì, in Italia per tipo 7-8 anni. Esatto. Quindi magari qualcuno, magari qualche vostro fratello più grande l'ha visto. Esatto. Magari voi che siete più piccoli non l'avete visto, ma noi che l'abbiamo seguito pazzesco per tanti anni è stato. Soprattutto non sapendo. No, diciamo che fa molto effetto. Molto, okay, troppo. Perché a te sembra veramente che sei dentro perché un film. Perché non è cambiato niente, dentro sei uguale. Dentro un film, esco è di uguale. TV, con le robe. È uscito anche Big Joe adesso, sì, da lì, tipo la cosa. Io ti sembra di essere catapultato, sì, in un film, raga. Sì. È inspiegabile. Cioè, io quando l'ho visto avanti ho detto, cavolo, ma sei reale? No, è pazzesco. Cioè, stranissimo. Pazzesco. Bene, ragazzi, noi... Bacio davanti di American Gigolo. Mio figlio poteva morire. Chi poi mi ha detto, no, non si dice col sorriso, eh? No, col sorriso. Sì, sì, non col sorriso. Ragazzi, fantastico. Noi, veramente, li salutiamo da qua. Sì. Secondo me la cosa più bella è salutarvi da qua, ragazzi. È stata un'avventura pazzesca. Ce l'abbiamo fatta. Noi adesso, adesso andiamo a mangiare. E poi stasera torniamo torna a New York. E continuano i video a New York, perché abbiamo ancora tantissime cose da vedere. Tantissime cose, soprattutto cose pazzesche. E da farvi vedere. Altre pazzie che abbiamo in mente. Sì, sì, sì. Vi dico solamente Times Square, basta. Ah sì, c'è una cosa a Times Square che se riusciamo a fare, esatto, ragazzi. Esatto, no, è una cosa assurda, fuori è di pazzesco. Testa. Mettete like a questo video, ovvio, iscrivetevi ovvio, al canale per non perdervi l'avventura della Space Family. Noi ci vediamo prestissimo qui. Comunque, in America. Comunque, devo dire una cosa, i nostri video, raga, sono i migliori. Cioè, nel senso, perché chi abbiamo è che dei, abbiamo dei problemi. Cioè, no, raga. Potevamo fare le cose normali, siamo andati fino in Michigan, davanti a American Gigolo per dovevamo fare... rimanere solo a New York, cioè, e ci avevamo preso il biglietto. Fuori di testa, ragazzi. Raga, ci vediamo prestissimo qua in America. Family. Ti amo. Te lo devo dire 7 volte davanti a me, ti amo. Nell'8 Mile di Detroit una famiglia spaziale è arrivata. È la Space Family. Ciao.